Grazie Eccellenza. Alcune considerazioni sparse in questo comma comunicazione. Anzitutto accolgo con molto favore ciò che è stato comunicato dal segretario di Stato Beccari relativamente alla presenza del presidente Mattarella nel prossimo ottobre a San Marino. Credo che sia un'altra positiva testimonianza di come la politica del governo sammarinese, di questa maggioranza, stia continuando a tessere ottime relazioni dal punto di vista della politica estera, soprattutto con la vicina Italia e in un modo estremamente costruttivo e ad altissimo livello. Ho conosciuto il presidente Mattarella lo scorso settembre assieme al collega Mina, allora in altra veste entrambi, a Londra, e devo dire ho avuto modo di apprezzare il grande profilo anche umano di questo grande uomo di Stato, con un grandissimo senso delle istituzioni. Senso delle istituzioni che penso ci debba sempre accompagnare e, qualsiasi sia il nostro schieramento, debba esserci un equilibrio nel... Chiedo ai colleghi della Democrazia Cristiana un po' di silenzio perché io non riesco a parlare. Scusate, e anche ai colleghi di opposizione che stanno intervenendo. Dicevo, credo che l'equilibrio ci debba sempre accompagnare, sia qualunque sia la fazione che noi rappresentiamo, soprattutto quando in quest'Aula o comunque con le nostre azioni e con le nostre parole anche fuori di quest'Aula magari andiamo a sposare una causa piuttosto che l'altra, soprattutto se andiamo a intervenire su giudizi di un altro potere dello Stato, ovvero la magistratura. Io credo che, di questo sono convinto, vada in ogni caso usato un equilibrio anche nel citare ad esempio ciò che una sentenza dice anziché una risposta stampa o un comunicato di qualche altro collega. Il virgolettato è una citazione che deve essere precisa, non deve essere casuale e presa semplicemente perché qualcun altro ha riportato qualcosa, soprattutto se si interviene da questi scranni e si interviene su una tematica importante che è quella del rispetto, da un lato, dell'opinione del libero cittadino che ha grande diritto di critica verso il politico, ma da un lato anche il rispetto che tutti dobbiamo pretendere per noi stessi, sia che noi siamo parlamentari, sia che noi siamo uomini comuni, sia che siamo segretari di Stato. Credo che questo debba essere chiaro, ovvero nessuno può essere gratuitamente offeso, nessuno può essere gratuitamente denigrato con accuse pesanti che riguardano la propria sfera personale, con una denigrazione che va a influire anche su una credibilità politica di quella persona. Non deve esserlo, questo a prescindere, chiunque lo faccia. La satira è ben accetta, sempre ben accetta, deve esserlo, siamo persone pubbliche e quindi dobbiamo accettarla, dobbiamo accettare anche i giudizi negativi che ci riguardano nel nostro operato politico, ma non possiamo far sì che, anche se difendiamo un esponente a noi affine dal punto di vista politico, non possiamo far sì che venga sdoganato il concetto che tutto è permesso perché l'offesa è a un altro avversario politico. Questo no, almeno a mio giudizio. Quindi credo che sia estremamente importante ribadire che le sentenze vanno rispettate e che comunque, anche se
è una persona pensionata che offende un'altra persona, se è una persona che ha avuto una carriera integerrima, se offende, offende. Se arriva con una dirompente carica denigratoria accusando una persona di un reato estremamente bieco, è un'offesa al quadro, allo spessore, alla persona, a maggior ragione se esponente politico, proprio perché come politico deve avere una maggiore credibilità. Poi la persona accusata può essere la peggiore del mondo, ma non possiamo sdoganare il concetto che tutto è permesso. Questo non possiamo farlo, proprio perché siamo nel luogo dove si fanno le regole e per primi dovremmo rispettarle. Detto ciò, quindi mi dispiace per chi ha subito questa condanna, ma se una condanna c'è stata, può sempre appellarsi e può continuare il suo iter. Detto ciò, mi viene un'altra riflessione. Ho sentito parlare animosamente di una località sul crinale del monte che sembra il bosco di Sherwood, intoccabile e parco nazionale. Benissimo, allora, non è un parco nazionale, non è un luogo che nasce come parco nazionale, è un luogo ampiamente ripiantumato in una epoca anche abbastanza recente, è un luogo destinato da tantissimo tempo a destinazione per strutture turistiche. Poi, per carità, ora è un'area verde e credo che debba essere mantenuta il più possibile, ma soprattutto debba essere manutenuta. In questo momento non lo è in uno stato di abbandono, è in uno stato di possibile potenziale pericolosità per chi la frequenta. Io ci vado perché ci sono dei sentieri che mi portano da casa a scendere in quell'area comodamente in mezzo al verde, però obiettivamente devo sempre guardare dove metto i piedi. Quindi riflettiamo anche prima di dire no, assolutamente tutto è intoccabile perché lì da 2000 anni mai cambiato e mai potenzialmente, non si è mai potenzialmente discusso della possibilità che quel luogo cambi. Ad esempio lo si è fatto nel 1918, ne parlavo prima col collega Zonzini che mi ha ricordato questo episodio di una ricerca d'archivio che feci tantissimi anni fa, una ricerca d'archivio che poi portò a una pubblicazione universitaria mia, in cui si narrava di una richiesta che San Marino fece agli Stati Uniti nel 1918, un prestito, non ricordo se di 8 milioni e mezzo di lire dell'epoca o di 9 milioni di lire dell'epoca, che non ci diedero, per fare un hotel e una spa e un centro benessere grazie all'aria salubre del crinale del monte, guarda caso, in una certa località. E dovevamo fare anche il trenino con quei soldi nel 1918. Sembra il programma elettorale del segretario Pedini, perché abbiamo anche in questo momento un centro benessere e un treno. Non si è inventato nulla, l'avevamo già fatto nel 1918 chiedendo i soldi agli Stati Uniti, non ce li hanno dati, magari anche questa volta nessuno ce li dà e l'area rimarrà comunque selvaggia e pericolosa per i frequentatori, con un edificio diroccato che magari viene giù in testa a qualcuno. Grazie.